Ma hai detto che non te ne importa niente. Io sono debole con le donne. Tu non puoi capire. Mi fa pena, ecco. Ma sì, che ti capisco, vieni qua. È meglio andare via. Può arrivare qualcuno da un momento all'altro. Aspetta. Solo adesso ti vengono le preoccupazioni. Se tuo marito lo viene a sapere, ci dà una cortellata. Ma chissà quando lo rilascia. È proprio questo che non mi va giù. Lui là e noi qua. Tanti scrupoli lui non ce l'ha. Ormai di me non gliene importa più niente. Tu non sai quello che mi ha fatto soffrire. Una volta è andato via per 6 mesi con un'altra donna. Una della città come me. E tu? In certi momenti mi sembra di volergli ancora bene. È cambiato da quando mi ha portato qui in paese. Prima, quando eravamo fidanzati, era un uomo normale, un Guglielmo come te. Lavorava, non era così. Siete un altro da quelli. A quest'ora venite. Levatevi il cappello, che non state in casa vostra. Stamattina l'attanda, a questo gli hanno messo pure i baffi. Insomma, per la testardaggine vostra si deve fermare tutto un cantiere. Ma non strillate, che mi svegliate qui. La processione. Intanto la casa io non ve la do. Anche Don Tuguri è casa mia e non c'ho altro. E adesso uscite. Non mi muovo di qui se non mi state a sentire. Ma come vi è venuto in testa? Voi che ci avete l'aria di un padre di famiglia, andateglielo a spiegare che significa una casa con gli altri sfaticati. Non so sfaticati. Stanno a fare un lavoro buono per tutti, pure per voi. Per me. Per me non c'è stato mai nessuno che ha fatto niente di buono. A cominciare da mio marito, che mi ha fatto fare 2 figli e poi se n'è andato all'America. E che c'entra l'America? Stiamo a parlare di strada? La strada che c'è per me va bene. Va bene? Come? Tanto, sempre a piedi devo andare. Dio mio, mi state a sentire un momento. Mi chiamano chiacchiera, ma voi non mi fate mai parlare. Non c'ho tempo. Ma che ci volete fare con questa? Ce vado a tagliare la legna.